Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con Tutto Bene TV, la nostra puntata numero 340. Intanto vi ricordo in apertura che tutte le precedenti le potete trovare online sul canale YouTube, ovviamente in formato totalmente gratuito, divise anche per playlist o argomenti che dir si voglia. In più vi chiedo anche di fare una visita e magari, perché no, lasciare un commento al nostro nuovo sito tuttobenetv.it. È tornato a trovarci e non può che farci piacere il dottor Paolo Mosconi, medico, chirurgo, omeopata. Ben trovato e bentornato. Buonasera, grazie. E ci ha portato anche un altro gradito ospite con il quale intendiamo sviluppare un, speriamo, anzi io ne sono convinto, quindi a voi a breve la condivisione, un interessantissimo discorso del dottor Davide Satanassi, medico, veterinario, omeopata e bioeticista. Benvenuto, ben trovato. Grazie. Cos'è un bioeticista, o meglio, chi è un bioeticista? Diciamo, è uno studioso di bioetica, intendendo questa scienza che dovrebbe modulare o trovare una giusta collocazione nella ricerca scientifica e nello sviluppo tecnologico, rapportandolo a quelle che sono anche le istanze della natura umana, cioè non dimenticando la nostra origine biologica. In questo senso occorre, quindi diventa un vaglio anche critico, non a caso si chiama bioetica. E quindi trovare un'etica che sia finalizzata a degli scopi che siano, che dovrebbero essere anche di tipo umanitario, e non sempre lo sono. C'era, diciamo, la epistemologia della scienza, perché in realtà non se ne sente assolutamente parlare. La bioetica è già una forma di rappresentazione della epistemologia, perché sul piano pratico pone proprio dei confronti che debbono anche rispettare la nostra origine biologica. Se ho ben compreso, si tratta questo di un periodo allora di grandi riflessioni sul tema che ci ha illustrato. Assolutamente sì. È indubbio affermare che l'ecologia sia divenuta una necessità, da una sorta di sentimento, no? Ecologista, come una riscoperta della natura, è divenuta poi una necessità. Quindi ci dobbiamo mettere e porre in un confronto su questo argomento e apportando tutte le nuove scoperte scientifiche che avvalorano tante ipotesi, ad esempio quella della incommensurabilità del vivente, e quindi poi quello che diviene sul lato pratico anche l'applicazione di una terapia, considerando le diversità e la unicità dell'individuo. Quindi andiamo verso una personalizzazione di tutte le pratiche, da quelle che sono alla polizza assicurativa al personal trainer, e poi dimentichiamo che anche l'approccio terapeutico dovrebbe essere individualizzato. Quindi ci sono tanti ambienti, tante circostanze che ci portano a dover rivedere gioco forza la terapia, perché non può essere applicata alla massa in maniera protocollare, perché ognuno di noi è fatto diverso. Come già espresse Hahnemann, dove attraverso l'osservazione dell'energia vitale, che è direi un tema scottante, perché proprio notiamo come le persone abbiano dei diversi indici di vitalità. E quindi, in base a questa classificazione, capire che ognuno di noi è fatto diverso e necessita di terapie diverse. Ok, già questo meriterebbe una ventina di puntate di Tutto Bene TV, perché sono stati espressi dei concetti fondamentali, tra cui non pensiate che, per quanto comodo e facile e semplice, sia sempre corretto entrare in un luogo, lo dico io, ad esempio una farmacia, e con quella cura standardizzata che è andata bene per il vicino di casa o per il vicino di scrivania al lavoro, poi insomma siete a posto anche voi, quando su tanti altri aspetti si va invece sulla personalizzazione. E su questo ci sarebbe da aprire un mondo. Il nome che ha citato però Hahnemann è un nome importante per dare l'avvio alla puntata, diciamo così, o meglio al discorso che vogliamo affrontare oggi, che appunto è quello dell'omeopatia. Ma la prima domanda, dottor Mosconi, è: che cos'è l'omeopatia?
Prima di rispondere a questa domanda, sì, vorrei fare un cappellino. Prego, di sicuro interessa. Se mi permette la coinvolgo. Proviamo, ma non assicuro nulla. Le chiederei oggi di stendere un progetto di legislazione sull'omeopatia. Lei personalmente sarebbe in grado? Dubito di avere le conoscenze adatte a farlo. Bene, questo, che evidentemente era un trucco, è esattamente quello che è successo per la legislazione omeopatica non solo in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, meno negli altri paesi che hanno adottato una politica più liberale, rispettando le competenze. Ok, chiarissimo. In pratica è successo che negli organi che definiscono le leggi e le norme e le scrivono, non c'è la minima competenza sull'argomento. Per esempio, per fare un nome che ci procurerà di sicuro qualche critica, in AIFA non c'è neanche uno dei funzionari che abbia la minima idea di che cosa sia l'omeopatia nel suo sviluppo. Mi tocca fare la domanda, però come può essere sicuro di dire ciò? Ne abbiamo parlato poco prima di iniziare, certo, la puntata. Assolutamente. Dal tipo di norma si deduce la competenza. Perfetto. Come posso fare, non so, gli stessi esperti che vengono chiamati in causa non hanno molto spesso, quando va bene, una minima infarinatura, ma molto spesso la minima idea di quello di cui stanno parlando. E come abbiamo detto nella puntata anche scorsa riguardo a un altro argomento, la tentazione di parlare di qualcosa che non si conosce è fortissima, soprattutto quando si viene accreditati, certo, di una posizione che teoricamente lo permette. Qual è il problema? Che chi se ne intende però lo capisce. Quindi, dal tipo di normativa che regola il campo in cui io sono esperto, mi rendo conto della perizia di chi ha stilato le leggi e le norme. Non so se sono stato, stavolta è difficile, ma spero di essere stato chiaro. No, chiarissimo. Cioè, quando io mi trovo a verificare una legge che impone certi tipi di passaggi, per la precisione, per fare un esempio, che impone delle norme nella costruzione e nella commercializzazione degli omeopatici, nelle procedure di registrazione, che le uniforma ai farmaci di prescrizione corrente, allopatici per capire la distinzione, so con certezza che chi fa queste norme di omeopatia non sa niente. Non ho bisogno neanche di sapere i nomi e i cognomi. So già che chi ha fatto questo tipo di associazione legislativa non conosce niente della medicina omeopatica. Ok. Approfondendo un pochino e andando per esempio a controllare gli organigrammi, si scopre che l'unico che ha un titolo omeopatico era un tecnico di un laboratorio di una società che ha chiuso circa 20 anni fa. Se non è cambiato niente negli ultimi 2 anni, questo, e non è cambiato niente perché stiamo parlando di una procedura a tenaglia che è partita nel 2004, e ancora abbiamo questa verifica di incompetenza, che è la riduzione vergognosa del numero di farmaci, di rimedi omeopatici disponibili e anche il taglio delle diluizioni a cui queste sono disponibili, ci dice, ci prova che ancora questo meccanismo è in atto e che ancora chi lo gestisce è tuttora incompetente sulla materia. Allora, della procedura a tenaglia attivata attraverso specifiche leggi che partono da direttive europee andiamo a parlare a breve.
Sono convinto però che molte persone che ci stanno seguendo, dottore, in questo momento si stiano veramente chiedendo che cos'è l'omeopatia, perché magari non l'hanno mai incontrata, non gli è mai stata consigliata. Quindi se possiamo spendere un minuto su questo, e poi chiederò anche al dottor Satanassi cosa c'entra l'omeopatia con la veterinaria. Prego. Bene, allora ci sono diversi approcci a questo tipo di spiegazione. Quello che io utilizzo abitualmente credo sia il più semplice, sperando che il suo sistematizzatore, cioè Samuele, per gli amici, e Cristiano Hahnemann, non si giri nella tomba, ma in realtà l'omeopatia è, essendo lui un grande chimico, oltre che farmacologo e medico, è in realtà alla nascita una procedura di costruzione di farmaci. Ok. Dobbiamo inserire questa procedura nel periodo, correggimi pure se c'è qualcosa che non ti suona, sono sempre pronto, lo sai, nel periodo in cui ci ritroviamo, cioè alla fine dell'Ottocento, in cui c'erano l'utilizzo dei farmaci, sottoponeva gli utenti finali, i pazienti, a degli effetti tossici importanti. E Hahnemann si è posto il problema di evitare questi effetti tossici, fino al punto, per fare un minimo di storia, insomma, di decidere di abbandonare la professione perché era incompatibile con la sua etica. Okay. E si è messo, ed è poi cominciata lì la storia che ciascuno può andare a vedere, è cominciato attraverso, per mantenersi, attraverso la traduzione di tutti i testi, essendo un poliglotta, di tutti i testi di medicina che aveva a disposizione, che poteva tradurre o dal tedesco verso o dal verso al tedesco, e lì c'è la storia, ormai leggenda, dell'incontro con questo libro di Callen, in cui si è domandato come fosse possibile che la china, che produceva dei sintomi malarici, venisse usata per la malaria. E da lì è venuta fuori tutta una serie di considerazioni che hanno portato poi allo sviluppo della farmacologia omeopatica. Ma in realtà l'omeopatia è stata primariamente una procedura di costruzione dei farmaci che, per ottenere la diminuzione degli effetti secondari, ha avuto come riflessione da parte di Hahnemann la riduzione delle dosi, fino al punto in cui queste dosi non funzionavano più. Si è accorto che la dose era talmente piccola che non funzionava. Quindi era la prima fase della procedura, per spiegare che cos'è l'omeopatia, nel suo significato è curare col simile, ma nella procedura è una costruzione di farmaci, che è arrivata a un punto morto perché la diluizione era talmente alta che lui non riusciva più a verificare il funzionamento dei farmaci. A questo punto, come succede spessissimo nella storia dei geni, che tuttavia sono pronti a raccogliere l'evento, come la mela di Newton, se cascava una mela in testa a me probabilmente avrei tirato un moccolo e me ne sarei andato da sotto l'albero, invece lui ha sviluppato la teoria della gravità e ha eseguito i calcoli necessari. Hahnemann ha incontrato il magnetismo, studiando per caso il comportamento del ferro sottoposto a un'energia statica, e ha avuto la buona idea di tradurre lo sfregamento del bastoncino sulla lana che genera statica. Ha tentato di metterlo nelle diluizioni. La riflessione geniale è stata che se quello sottoposto a uno stimolo fisico cambiava comportamento e si dirigeva spontaneamente, generando un fuso di distribuzione nel campo elettromagnetico, ha avuto l'idea geniale di sfregare il farmaco. Come si fa a sfregare il farmaco? Lui ha cominciato a picchiarlo come si farebbe con una bacchetta di vetro sopra la lana, e ha inventato una procedura
che è indispensabile per l'attivazione della proprietà dei rimedi omeopatici, che è la succussione, lo sbattimento di questa sostanza. Producendo questo sbattimento si è accorto che ricompariva l'effetto del rimedio, con delle variazioni che un occhio allenatissimo e una preparazione come la sua riusciva a percepire. E nello studio di questi effetti e nella progressiva diluizione spinta e relativa dinamizzazione, si chiama così la procedura di sbattimento in omeopatia, comparivano dei sintomi che addirittura potevano essere lontani o invertiti rispetto ai sintomi di partenza. A questo punto ha deciso di studiarli e qui entriamo in una fase leggermente polemica, perché l'omeopatia viene accusata di non essere scientifica. In realtà la procedura di sperimentazione omeopatica, che adesso le spiego in due secondi, è l'unica vera forma di sperimentazione scientifica dei farmaci che attualmente esiste al mondo. Perché cosa ha fatto Hahnemann? Ha preso le diluizioni e le ha fornite al sano. E in alcuni di questi, variamente distribuiti in percentuali, comparivano dei sintomi che erano peculiari dell'attività della sostanza e che lui raccoglieva in una, scusi la cacofonia, in una raccolta che si chiama materia medica omeopatica, che è la raccolta di tutti i sintomi che ciascuna sostanza. Lui ha scelto una diluizione perché sarebbe stato impossibile sperimentarle tutte e alcune diluizioni distanti fra loro possono avere peculiarità sintomatologiche differenti. Ha deciso di raccogliere la 30ª CH, che era una diluizione piuttosto comoda perché facilmente producibile e facilmente dinamizzabile. Tenga presente, per fare la 30ª CH ci vogliono 30 boccette. Se moltiplica queste 30 boccette, non so, per 24.000 sostanze, ci vogliono dei capannoni enormi per tenerle tutte, senza contare che da queste ne derivano delle altre, che si possono costruire a partenza da questa o da diluizioni inferiori. In questo modo lui ha avuto la sperimentazione dell'effetto e ha cominciato a costruire proprio la materia medica omeopatica, che è il motivo per cui molti incompetenti superficiali rimproverano ai rimedi omeopatici di non avere il bugiardino all'interno della confezione. Ma non hanno bisogno del bugiardino per un motivo semplicissimo, perché tutta la sintomatologia raccoglibile a carico di questi farmaci è raccolta in libri in cui si può consultare dal 1860 fino adesso. E la cosa bella è che è sempre quella. E non c'è possibilità che si verifichino effetti secondari, perché questi in realtà sono tutti effetti primari. Se lei avesse una conoscenza di farmacologia, saprebbe che l'effetto secondario è quello che non ci si aspetta. Qui invece ce li possiamo aspettare tutti. E, giusto per rendere più confuso l'argomento, da questo tipo di sperimentazione e dalla comparsa nelle peculiarità, sarebbero i sintomi producibili con la somministrazione di questi rimedi, comparivano dei sintomi diametralmente opposti fra di loro e situati in distretti apparentemente scollegati. È il motivo questo per cui i rimedi omeopatici sono i principali farmaci utilizzabili in medicina funzionale e hanno permesso di fare collegamenti che erano permessi solamente prima dell'omeopatia alla medicina tradizionale cinese attraverso l'analogia e la legge dei cinque movimenti. Tutto questo nel mondo degli animali, come lo portiamo nel mondo della veterinaria in particolare? Ma direi con le stesse dinamiche, con le stesse conferme e con una osservazione etica in più, che avendo a che fare con un paziente che non può esprimere una propria volontà di cura, una scelta, dobbiamo noi attraverso un processo filologico interpretare quale sarebbe il volere muto
degli animali, e in base a questo, che non è assolutamente facile, scegliere quale tipo di profilo terapeutico attuare. Quindi qui c'è intanto un motivo etico che, ahimè, la veterinaria, che è una scienza ancora molto recente, non ha contemplato, perché manca proprio questo profilo storico, e quindi ci troviamo a utilizzare un tipo di terapia con la frustrazione di non sapere se il paziente la voglia o meno. Questa frustrazione potrebbe essere una delle cause che indicano anche il senso di frustrazione che coglie la categoria veterinaria, con l'alto tasso di suicidio che caratterizza, che nell'ambito sanitario, il più alto tasso di suicidio nella categoria sanitaria, che ha superato anche gli stessi psichiatri che erano annoverati anni fa come quelli più soggetti a questo tipo di fine. Quindi, intanto, i più soggetti sono i veterinari? Sì, i veterinari oggi hanno più alto tasso di suicidio nella categoria sanitaria, e bisognerebbe riflettere su questo aspetto. Qui parliamo di terapia, una terapia agli stessi profili. Si potrebbe anche, penso che il dottor Mosconi mi darebbe ragione, sul fatto che, avendo a che fare con un terreno e dei soggetti estremamente reattivi, l'omeopatia abbia un riscontro così facile proprio perché è un terreno estremamente propizio all'utilizzo di una medicina che si avvale di un procedimento che non è di tipo chimico ma è di tipo informazionale. Quindi nella veterinaria i riscontri sono tantissimi, sono costanti, anche con i limiti ovviamente, che, come disse Hahnemann, il rimedio è il similimum, è il più desiderabile. Non abbiamo l'ambizione, la presunzione di trovare una cura per tutto, per tutti. Però mi scusi dottore, se io come essere umano vado dal dottor Mosconi, lui mi parla, io spiego, ma se io come Frankie, il mio cane, vengo da lei, io non riesco a parlare, non riesco a spiegarmi. Vorrei correggere un secondo, se mi permette. Assolutamente. Lei non riesce a leggere quello che il cane le sta dicendo. Viceversa, il cane spessissimo, e io ne sono testimone con i miei, riesce a capire il nostro linguaggio. Quindi se uno si allena a capire il linguaggio, potrebbe fare un'analisi che dista dal significato della domanda. Perché, come Rousseau disse, discat pueris magister, che siano i maestri imparare dai bambini, anche noi dobbiamo imparare dagli animali, ma possiamo interpretare il loro linguaggio a patto che si venga incontro a questa sorta di compromesso, che è quello di farci noi animali, o di cogliere gli aspetti istintuali, ad esempio, o il sintomo stesso, che è una parte che proviene dall'inconscio e quindi sia simile. Quindi il linguaggio dei segni, dei sintomi, è molto simile. Può essere interpretabile in questa chiave, quindi una chiave rovesciata, e dall'altra parte è proprio l'indagine che deve attingere dai modelli biologici, perché attraverso i modelli biologici troviamo una coerenza nella malattia che il meccanicismo non riesce a spiegare. E mentre o l'olismo o la medicina biologica spiega. Quindi questa chiave è più facile interpretare i sintomi, però occorre da parte dell'operatore, del terapeuta, questo sforzo, che significa rimettere in discussione tutta l'interpretazione della malattia. E quindi ci ritroviamo nel fronte ipocratico, galenico, e quindi di rivedere la malattia come un'espressione coerente o come l'effetto del caso. 30 secondi e poi devo chiudere, e poi andremo già alla prossima puntata della prossima settimana, in cui parleremo di quella famosa tenaglia e di quanti sono rimasti senza i farmaci omeopatici, i prodotti omeopatici che li hanno tanto aiutati, e dei vari problemi che questo porta. Però gli ultimi 30 secondi mi corre fare una domanda assolutamente impreparata, molto naturale: se bisogna farsi animale,
com'è possibile poi mangiare gli animali? Perché in natura esistono tutte le categorie, quindi ci sono gli erbivori, i carnivori, i predatori, gli onnivori. Quindi in realtà la nostra origine è questa, quindi noi siamo onnivori, per cui non è uno sforzo così complesso. Quello che è potrebbe essere corretto è quello di valutare le condizioni di salute, di benessere e dell'allevamento e quindi diminuire quello che è l'allevamento industriale e il consumismo a favore dei prodotti comunque di qualità che implicano un diverso atteggiamento anche nella zona antropologico. E anche nel modo di sacrificarli. E di sacrificarli. A chi ci segue non posso dire altro che non perdete la prossima puntata, sarà la numero 341. Noi andiamo avanti nelle nostre chiacchierate, ma lo spazio a disposizione tecnicamente è terminato, indi per cui tra una settimana ci rivedremo sempre qui e proseguiremo parlando di quello che certe leggi stanno facendo nel caso specifico all'omeopatia e poi tutto il discorso più ampio legato, avete sentito anche appunto alla presenza del dottor Davide Satanassi. Grazie allora al dottor Paolo Mosconi, medico chirurgo omeopata, grazie al dottor Davide Satanassi, medico veterinario omeopata e bioeticista. Ci ritroviamo qui tra una settimana esatta. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi per averci seguito, alla prossima settimana.